Ha già brevemente spiegato quello che chiediamo, cioè per quali motivi ancora oggi, a inizio stagione balneare, all'inizio del periodo più intenso della stagione balneare, siano ancora in corso i lavori di rifacimento della costa. Ci sono arrivate diverse segnalazioni sia da parte degli operatori turistici sia da parte dei cittadini, perché chiaramente ognuno dal suo punto di vista non vede di buon occhio che questi lavori continuino a farsi praticamente a fine giugno, quando inizialmente il termine dei lavori era stato annunciato per i primi di giugno, quindi quando ancora la stagione più intensa non era iniziata. Chiaramente i cittadini sono preoccupati per un discorso di sicurezza, perché insomma sono cantieri aperti, ruspe e macchinari che lavorano mentre ci sono bagnanti in spiaggia. Oltretutto questo periodo della stagione in Riviera Romagnola è caratterizzato dalla presenza di anziani e bambini, verso i quali si dovrebbe avere ancora maggiore attenzione. Da parte degli operatori turistici chiaramente c'è preoccupazione, perché l'immagine che si dà chiaramente è quella di un cantiere aperto, che quindi non va sicuramente ad aiutare quello che è l'avvio di una stagione che già presenta diverse difficoltà. Anche l'assessore Corsini si è pronunciato in merito al discorso del meteoterrorismo, questa stagione che dal punto di vista meteorologico comunque fatica a partire, da parte dei media non è esattamente aiutata. Abbiamo il discorso dei divieti di balneazione, che purtroppo ancora sono una forte pecca sulla nostra riviera, perché vanno a ledere anche queste l'immagine. Se anche noi come regione decidiamo poi di prolungare questi lavori per i motivi che poi spero ci verranno adesso illustrati, chiaramente andiamo ad aggravare una situazione che è una stagione che non è partita esattamente nel migliore dei modi. Sì, gentile consigliera, come lei sa, il progettone per il pascimento della costa romagnola rientra tra le 33 opere previste dal Piano Nazionale contro l'alluvione delle aree metropolitane, finanziate dal Governo per un importo di 18 milioni e mezzo e da parte della Regione per un importo di 1 milione e mezzo. Al decreto di concessione, che vorrei ricordare delle risorse governative, era datato 15 settembre 2015, è seguito l'immediato avvio della progettazione e la successiva attività di gara, che hanno richiesto una procedura di appalto europeo pubblicizzata dalla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Per avviare la procedura pubblica è stato necessario comunque attendere la formalizzazione della reale disponibilità delle risorse a parte del Ministero dell'Ambiente e del Mare, pervenuta con apposita comunicazione nello scorso anno, il 30 dicembre. Ciò ha permesso già dal giorno successivo di pubblicare il bando di gara. Questa è dimostrazione del fatto che non ne si è perso, dal nostro punto di vista, nemmeno un giorno. Le attività di refluimento sono terminate entro gli 82 giorni previsti dal contratto, che scadevano il 18 giugno. I tratti di costa oggetto di intervento hanno registrato un avanzamento in linea di riva di 40-50 metri lineari di media, con un'alimentazione della spiaggia sommersa, la vera fondazione della battigia, fino a una profondità di meno 2,5 metri, meno 3 circa, sul livello del mare. Una situazione che genera stabilizzazione del sistema di spiaggia e permette un migliore e più funzionale smorzamento della dinamica prodotta dal sistema ondoso, riducendo conseguentemente l'effetto erosivo. Nel periodo di svolgimento dei lavori non si è registrato nessun incidente e nessuna segnalazione giunta da parte dei responsabili per la sicurezza nominati in ognuno degli 8 cantieri attivati. Diciamo che la risposta è esaustiva in parte, nel senso che il fatto che non siano avvenuti incidenti, insomma, non significa che non ci fossero rischi per l'incolumità dei cittadini. Chiaramente il 18 giugno, ok, gli 82 giorni sono stati rispettati, ma sappiamo benissimo che dalla conclusione delle scuole poi parte l'attività turistica in maniera preponderante, quindi sarebbe stato opportuno concludere i lavori comunque prima, fine maggio. Diciamo, l'inizio della stagione, così come da delibera regionale, inizia l'ultimo weekend di maggio. Sarebbe stato opportuno che i lavori si concludessero entro tale termine, però diciamo, i ritardi sono arrivati anche dallo stanziamento dei fondi, quindi da parte del governo centrale, che comunque ha lo stesso colore del governo di questa regione. Magari potevate farvi sentire un po' di più. Oltretutto, se vogliamo fare anche un altro tipo di osservazione, ok, stanziamento di fondi, questi 20 milioni spesi, però poi si va dall'altro lato ad alimentare quello che è ad esempio tutto il discorso delle trivellazioni, che contribuiscono all'erosione della costa. Quindi da un lato si fanno i favori ai petrolieri, poi noi spendiamo soldi per fare il ripascimento della costa, anche in parte dovuto a questi fenomeni. Quindi chiaramente tutto il settore vive una stagione
intesa come stagione balneare, stagione nel senso di periodo storico in cui si è in un momento di trasformazione, si deve adeguare l'offerta della nostra costa a quelli che sono i mutamenti della domanda. I fenomeni che ho descritto prima, un po' il meteo che non ci aiuta, un po' il discorso dei divieti di balneazione, hanno già messo in crisi i nostri operatori, per non parlare della Bolkestein, perché qui si aprirebbe anche tutto un altro capitolo che li mette ancora più in difficoltà e ancora più in bilico e in una situazione in cui i nostri operatori balneari non riescono ad investire perché non sanno quello che sarà il loro futuro. Quindi insomma ringrazio per la risposta, anche se non ci ha soddisfatto pienamente.